Ciao a tutti Pokémellari, ben ritrovati. Io sono sempre il vostro Mattia, spero di essere il vostro. E siamo in Battle Spot con un team che è un po' un miscuglio di roba che si vede, di roba che si vede poco. Però ci proviamo, ci proviamo. Allora, team oggi con Salamence e Scizor. Principalmente come combo di oggi. Prima di cominciare con l'analisi del team, ragazzi, io vi ricordo che potete sostenerci e darci il vostro supporto iscrivendovi al canale, mettendo like al video, condividerlo, commentarlo, fare insomma quello che ritenete più giusto, perché tanto a voi è tutto gratis, a noi ci dà solo una grande mano, un po' a tutti quanti. Allora, partiamo con Serulege, che è un po' classico, con Ciondolo Chiaro, Fuoco Ardore, Terra tipo Grass, Lama del Rimorso, Furtivo Ombra, Protect. Non abbiamo Bulk Up, ma abbiamo Ally Switch. Cambia posto, che da quest'anno, vi ricordo, è cambiata, non si vede molto, proprio perché è cambiato il funzionamento della mossa. Prima volta, 100% di accuracy, la seconda volta, che si fa di seguito, potrebbe missare, quindi un po' come una Protect. Poi Tinglu, Assault Vest, terra tipo volante per non andare a perdere il mirror con lo stesso Tinglu, Abisso, Battipiedi, Peso Bomba, Catastrofe, quindi set classico, cambia il terra tipo. Cienpao, Sash, Terra Ghost, Vortighiaccio, Sucker Punch, Spada Solenne, Protect, classico come si vede ormai da mesi. Scizor, Loomberry, tecnico, terra tipo water, pure qua nel set molto molto classico, con pugno scarica, retromarcia, Terra Blast e Protect. Scizor è un Pokémon che in alcuni team potrebbe starci bene e si è visto. Mausold è un Mausold supporter, quindi con Friend Guard, Goggles, terra tipo ghost, Population Bomb per magari fare quei dannetti in più, Follow Me, Protect ed Helping Hand. Poi abbiamo Salamence, ovviamente con Intimidate, è la nostra Intimidate, è il nostro tipo drago che magari con Cienpao potrebbe fare molto molto bene. Citrus Berry, terra tipo acciaio, doppia ala, Tailwind, Frana e Protect. Io direi, ragazzi, di andare in Battle Spot, di andare a vedere quello che succede. Fluttermane, Grimmsnarl, Palafin, Pelipper, Cienpao, Anilate. Proviamo così. Proviamo così, in caso la nostra terra sarà Serulege, parto Tinglu Mausold, perché in questo modo qua Mausold va con l'abilità Friend Guard a boostare le difese di Tinglu se lui parte con Pelipper. Allora, quella Nilape mi sa di Scarf. A occhio e croce.
Mi sa di Scarf. Mo ci tira. No, invece no, perché lo tera. Quindi noi diciamo che la catastrofe forse era anche giusta come giocata. 2, 3, 4, 5. Che palle Mausold con Fiat Guard. 7, 9, 10. Life Orb Terra Water. Io non ho parole. Cioè ce l'avrei, ma ce li avrei. Buttiamo Scizor. No. Dio. Cioè, ma puoi andare in giro? Puoi andare in giro con, mannaggia la miseria, Annihilate Terrablast? Vabbè. Giustamente protegge. Ok. Danno è buono. Mo vediamo lui che deve fare della sua vita. Come fa a non reggerlo? Che resiste? Sì, vabbè, ragazzi. Cazzo è, porca puttana, Max, Madonna di Dio. Ma tutti io li trovo. Dimmi che protegge Annihilate. No, non lo protegge, non gliene frega una sega a lui. Cioè, porca puttana, oh. Con Terrablast. Voglio le liste aperte.
avanti. Ma tutti io li sto a trovare. Tutti. Brabus, vediamo Brabus che ci regala. Vabbè, no, abbiamo... Fermo. Allora, Indidi, Armarouge, Torkoal. Coso lì. Attereni, King Gambit. Ok. Allora, Tinglu. Cien Pao. Tinglu, Cien Pao. Tinglu, Cien Pao. Serulege. Perché Scizor? Scizor o Mausold? Scizor e tiriamo Scizor. Sì, forse sì. Che Mausold è veloce. Vediamo un po'. Allora, questo che è il team di Soto? Se è il team di Soto, tipo non ha Protect. A pochissime prove. Togliamo il campo. E giù Indidi. No, Indidi rimane. Non è una cattiva idea. Proviamo di Abisso su Among Us e Sucker Punch su Armarouge, cercando e sperando di killare giù Armarouge. Poi Among Us sti cazzi. E... Crit inutile, veniva giù lo stesso perché super efficace, eccetera, eccetera. O lui ovviamente va di spora di là. E adesso, questo abbiamo già dormito un turno. Intanto la Trick Room cammina e passa. Allora, lui potrebbe fare o Spora o Rage Powder. O Spora o Rage Powder. Quanti turni? Due turni. Allora, noi si fa Abisso su Among Us, anzi,
Bisso su Among Us e Sucker Punch su Torkoal. Se lui, tanto noi siamo Sash, se lui fa Rage Powder, pace. Non fa Rage Powder, fa Spora su Cienpao sicuramente. Noi siamo Sash, quindi va bene. E Spora su Cienpao. Caro il mio Tinglu, dorme. Batti piedi, vabbè, tanto Cienpao deve dormire. Proviamo a fare battipiedi su Torkoal. Poi una volta tolto o indebolito Torkoal, per lui c'è poco da fare, anche perché poi noi comunque abbiamo Serulege. Salutiamo Cienpao. Sterra Polline, giustamente. Tinglu si sveglia, tira uno stomping nel muso. Questo è un crit. Non è un crit. Ciccio. Vediamo se lui rientra. No, lui non rientra con... Lui non rientra con Indidi. Una over predict. Danno irrisorio. Sferra Polline. No! Cazzo, ho sbagliato! Fai Rage Powder, ti prego. Ti prego. Fai Rage Powder. Ho miscliccato! Sono un fenomeno. Ti prego, fa Rage Powder. Ti prego, ti prego, ti prego. No. Dovevo terare Serulege. Ho miscliccato. Annaggia tutto. Però lui non ha messo Trick Room. Ma ovviamente lui va a proteggere Torkoal per addormentare Tinglu. Io direi che, a meno che non succedano robe strane, l'abbiamo portato a casa. Se lo proteggi, poi fa Sferra Polline. Ciccio. Ciccio pasticcio, ma via al sole. E va bene. Forfè. Bene. Pur miscliccando, tanto poi Serulege comunque avrebbe vinto da solo. Ragazzi, detto ciò, questo era il team. Se volete usarlo, codicino trovate là sopra. Io vi do appuntamento settimana prossima con il prossimo video.
bacioni, rimanete sintonizzati sul canale dei Pokémellari per tutto quello che c'è da vedere. Ciao ragazzi!